Grazie a tutti voi presenti. Allora, siamo qui a presentare, siamo un po' in ritardo ma velocizzeremo, siamo qui a presentare questo libro, Andare oltre, dall'omonimo sito che molti di voi magari conoscono, l'azione della Chiesa nei luoghi del terremoto, quindi una sorta di reso conto, possiamo dire, di questi 5 anni dell'azione della Chiesa, dai primi momenti, perché come saprete la Chiesa è stata vicina a questi territori fin dai primi momenti dopo il 24 agosto 2016, gli interventi e anche le prospettive per il futuro di cui poi parleremo. Allora, gli interventi sono tanti, quindi io inviterei il vice sindaco Bufacchi, il sindaco facente funzione, scusa, sono rimasta indietro, questo può utilizzare questo qui? Io mi ero preparato un discorsetto, però siccome non abbiamo tempo lo lascio poi separatamente a Monsignor Pompili. La Chiesa istituzionalmente è vicina a chi soffre, però per quanto riguarda voi, e mi riferisco al vescovo, mi riferisco ai sacerdoti del Dominozzi, ci avete messo qualche cosa di più e di questo vi dobbiamo ringraziare, cioè ammesso che sia possibile dare di più di quello che la Chiesa dà a chi soffre e voi l'avete dato. Grazie, poi il discorso io faccio a parte. Grazie a lei sindaco. Allora, abbiamo detto che questo libro è una sorta appunto di resoconto fin dai primi momenti. Ovviamente abbiamo sintetizzato, non abbiamo potuto mettere tutto, ma anche un'operazione di trasparenza, perché sono arrivati aiuti veramente da tutte le parti del mondo, nonché da tutte le diocesi italiane. Volevamo in qualche modo fissare gli interventi fattivi che sono stati fatti dalla Chiesa di Rieti. Quei primi momenti, ce ne sono tante qui di persone che hanno lavorato con noi fin dai primi momenti. Vedo Don Savino, vuoi iniziare tu, Don Savino? Un saluto, tu c'eri. Niente, buonasera, ben ritrovati, noi ci ritroviamo con una certa frequenza perché anche se non sto più ad Amatrice, ma sono Amatrice tutto d'un pezzo, come il vescovo dice che è discepolo aggiunto. Niente, buonasera a tutti, è un momento importante in questo quinto anniversario e dice solamente questa continuità, questa voglia e questo desiderio imperterrito di arrivare a mettere dei punti fermi. Si sta vedendo già, si stanno vedendo tante cosette o cose importanti in Amatrice, poi si dirà quello che sta per accadere anche qui, che come è stato, non vorrei dilungarmi più di tanto, però come è stato nel 1919, che c'è a Matrice l'Istituto Padre Minozzi è cominciato a essere il centro propulsore un po', non solo per l'accoglienza di 400 orfani con tutto quello che c'è stato fino agli anni 80 e primi 90, ma per quello che ha saputo sempre offrire alla cittadina. E quindi abbiamo sempre ripetuto e stiamo ripetendo che partendo questa casa futura diventa veramente la prospettiva di rinascita certa di Amatrice. Quindi l'augurio, dando un ringraziamento particolare al commissario che ce la mette di più di me e di noi, il vescovo poi anima e corpo, e quindi a me come in questo momento responsabile, no, solo un grazie di cuore, e poi a tutti voi che in qualche modo ci potete sostenere, se non così monetariamente, ma soprattutto con moralmente. Ecco tutto qui. Buona continuazione. Man mano che ci sono interventi, vi dico quello che troverete in questo volume. Don Savino è uno dei volti dei religiosi che hanno prestato ascolto, perché la prima fase di questo libro si intitola Ascoltare, quindi intercettare i bisogni e quindi ascoltare i bisogni delle persone e poi intervenire, poi agire dove era necessario. Ci sono i volti dei religiosi, quindi non è un semplice resoconto freddo, abbiamo voluto anche far trasparire le emozioni belle e brutte che si sono succedute in questi 5 anni. E tra i volti non religiosi ma civili, di quei primi momenti c'era l'allora sindaco Sergio Pirozzi. Sergio, credo che sia doveroso anche un saluto da parte tua. Grazie a voi, cose da dire poche. Noi stavamo qui
Don Savino stava qui, tante persone che venivano in comune che dicevano noi vogliamo aiutare qualche famiglia, non abbiamo mai detto vai da Tizio, vai da Caio, e io dicevo andate da Don Savino, per cui c'è sempre stata, diciamo, la massima fiducia nella Chiesa. Diciamo, ricordo quando il Vescovo mi chiamò per fare una chiesa, perché noi qui non abbiamo chiese, che si era arrabbiato con l'ingegnere, che te lo ricordi, no? Trovammo la soluzione. E noi nel 2016 c'è stata la più bella messa di Natale che ho mai avuto nella mia vita. Era quella nella chiesa provvisoria, eravamo pochi, quello è stato uno, diciamo, dei momenti più belli, che testimonia quello che voi siete riusciti a fare dopo per i bambini, per le persone che avevano delle necessità, i container. Diciamo, la chiesa qui ha dato prova veramente di stare vicino a questa comunità. Questo penso che poi rimanga nella storia. Sul resto vi dico poco, anzi è meglio che non dico. L'unico appello che faccio al commissario è di ripristinare la norma che obbligava a chi veniva ricostruita la casa che prima di 2 anni non poteva venderla. Io ti invito a fare questo. Era una norma che io avevo voluto con l'allora commissario, diciamo, Vascherrani, perché c'era il 100% di indennizzo per prima e seconda casa, all'Aquila non c'era, perché con la ricostruzione che parte non vorrei che queste terre pure vengano prese, diciamo, d'assalto da speculatori, da strapazzo, e che riciclino e facciano la lavatrice di soldi sporchi. Io all'epoca mi arrabbiai col sottosegretario Crimi, sono passati 2 anni e io penso che questo sia il momento di ripristinare quella norma, perché qui abbiamo tantissime seconde case, persone che forse non ritorneranno più o che non ritornavano già prima. E il fatto anche che si è elevato l'obbligo di rivolgersi a 3 ditte, capisce benissimo, commissario, perché siamo uomini di mondo, che noi dobbiamo mettere un argine alla criminalità organizzata in questa terra. Questo è l'appello che io ti faccio. Io te lo rinnovo, ho scritto alle massime autorità, ma oggi sapevo che stavi qui, siccome qualche cosetta gira, qualcuno gira, io non vorrei che tra un po' parleremo di questa terra, non per le belle cose che abbiamo fatto insieme tutti quanti, i sindaci, i vice sindaci, il sindaco che non c'è più, il vice sindaco oggi c'è qui con tutti quanti degli amministratori, e che queste vicende poi gettino una luce non piena come è stata quella dell'apporto della Chiesa. Qui ci sono anche, diciamo, i carabinieri, noi già ci siamo visti in tempi non sospetti. Oggi ufficialmente rinnovo questa cosa al commissario, grazie e buona continuazione. Intanto che invito Filippo Palombini, perché abbiamo detto che vogliamo sentire anche brevemente tutte le voci che hanno appunto vissuto questo percorso in modi diversi. Ecco, volevo dire che questo libro è anche una panoramica in finale sulle prospettive future di cui parleremo successivamente, quindi si divide in ascolto, come ho detto prima, intervento e contemplazione, intanto per darvi degli spunti di ciò che troverete qua dentro. Sulle prospettive future penso che dobbiamo dedicare qualche ora in più, non credo che bastino qualche minuto. E la mia esperienza la conoscete, in fondo io non ero
ero un frequentatore ma non abituale di Amatrice. Al 24 agosto praticamente mi sono sostanzialmente trasferito la mia vita da queste parti. Ho fatto un po' il jolly, dai, ho giocato in quasi tutti i ruoli, come si fa nelle squadre dove non si ha necessariamente il singolo ruolo. Sono stato l'ho fatti tutti, consigliere di maggioranza, d'opposizione, sindaco, vice sindaco, assessore. Insieme, credo che in eccellenza Don Domenico sia stato un punto di riferimento dal 24 agosto in poi. Ecco, sicuramente lui qui c'è sempre stato. Tutti noi abbiamo dato un contributo, chi l'ha potuto fare, qualcuno ha cambiato ruolo, qualcuno ha cambiato modo di fare, ma la cosa importante è che Don Domenico c'è sempre stato. Perché c'è sempre stato? Perché noi avevamo bisogno soprattutto di una vicinanza spirituale. Questo era quello che è mancato. È mancato il tessuto sociale, no? Non sono mancate solo le case, è mancato la possibilità di stare insieme, la possibilità di far vivere i ragazzi, qualche prospettiva futura. Io credo che ce l'abbiamo messa tutti, tutto quello che potevamo dare. Credo e spero che faremo in modo di metterci anche qualcosina in più nel futuro. I prossimi anni sono gli anni nei quali Amatrice deve decidere se vivere o morire. E questo è inutile che ce lo nascondiamo, purtroppo il tema è questo. E ognuno dovrà fare la propria parte, forse di più di quello che ha fatto. Io ho visto con attenzione l'uscita di questo libro, perché questo libro secondo me è un modo di affrontare questi 5 anni da un punto di vista umano che non tutti noi l'hanno visto nella stessa maniera. E il fatto che ci sia stata questa continuità spirituale e anche questa ostinazione nel proporre, come dire, la prima pietra, perché diciamo la verità, il Don Minozzi, se vogliamo, è la prima vera pietra della ricostruzione, al di là di alcune situazioni che siamo riusciti a far partire. Beh, insomma, questo è uno splendido punto di partenza e se ne capiamo davvero il valore, probabilmente ognuno di noi riesce a fare quel passo di lato e mettere quel qualcosina in più che ancora non ci è riuscito oggi. Grazie a tutti. Mi fa particolarmente piacere che abbia citato gli eventi che legano il tessuto sociale, perché ne troverete molti. Troverete il meeting, per esempio il primo meeting dei giovani 2017, vero Monsignore, con 2 metri di neve, ti ricordi? Non so, c'è ancora freddo a ripensarci, il gelo, le tubature ghiacciate, eppure abbiamo, il Vescovo ha voluto fortemente che i ragazzi venissero qui e comunque si creassero degli eventi ricreativi, quindi troverete anche i corsi, i vari corsi che sono stati fatti qui in Caritas, ma anche le gare di ballo, cose, tutto ciò che si è fatto per ricostruire un po' il tessuto e anche tirare un po' su il morale alle persone, oltre naturalmente alle azioni concrete. Allora, a proposito di eventi, mi ricordo la partita del cuore dove giocò anche Fabrizio Curcio, come dimenticare, chiamerei naturalmente ad intervenire, perché la protezione civile è stata in prima linea fin da subito. Mi ricordo il ruolo in cui giocava, non mi ricordo, prego di qua, grazie, però mi ricordo che fu un evento che forse per la prima volta, dato che era l'ottobre 2006, portò un po', oltre a contributo in beneficenza, un po' di gioia, vero? Grazie per l'invito, chiedo scusa per il ritardo, ma sono stato, diciamo, impegnato su una questione improvvisa, ma tenevo molto a essere presente qui stasera, veramente ci tenevo molto. Ringrazio Don Domenico, se posso chiamare Don Domenico, per l'invito, saluto il commissario, saluto tutti i presenti, Sergio Pirozzi e tutte persone con le quali abbiamo condiviso dei momenti complicati, molto complicati, quindi veramente torno sempre ad Amatrice con una certa emozione. E partiamo dalla partita del cuore, perché quella è una o 2 o 3 scatti di quel momento che furono forse i primi sorrisi in un momento difficile. Lo ricordo in particolare, non riuscii a fare gol a Raul Bova e ancora adesso non dormo la notte e ricordo gli strepiti del mister Pirozzi che poi mi cacciò, credo, dal primo tempo per quel motivo. Ma a parte questo, fu il primo momento di sorriso, di rilancio, però quel sorriso sempre teso ad una situazione, come dire,
complicata che aveva portato e ha portato tanto dolore ad una terra che improvvisamente si è trovata sulle prime pagine dei giornali ad acquistare una notorietà al di là dell'aspetto romano che a livello nazionale non aveva, e quando la notorietà arriva così improvvisa su eventi così tragici, insomma è sempre un momento di grande tensione. Io vorrei fare due riflessioni rapide con voi, se me lo consentite, approfittando del tempo che ho a disposizione per fare questo ragionamento. Intanto un ringraziamento, perché andare oltre, io devo dire l'ho sfogliato molto, molto rapidamente, ma mi impegno a leggerle in maniera più di dettaglio, ma nelle pagine che ho letto ho percepito quello che diceva Sergio Pirozzi. Intanto la presenza costante e continua. Noi, ognuno nel proprio ruolo, che è cambiato nel tempo, anche il mio stesso, io sono stato capo del dipartimento in quel momento, poi ho avuto un momento a Palazzo Chigi, poi mi sono occupato di ricostruzione. Ogni volta che si parlava di Amatrice c'era un punto fermo in questo cambiamento ed è stato nella presenza costante e continua sì dell'istituzione Chiesa in assoluto, ma poi delle persone. In questo devo dire Don Domenico è stato veramente un punto di riferimento in tutte le fasi, anche quando poi abbiamo iniziato a parlare di ricostruzione lui c'è sempre stato, e questo è un elemento importante, perché è un elemento che tiene conto di quelle tre fasi, no? L'ascolto, l'intervento e poi la contemplazione, che sono ben definite nel libro. E soprattutto mi colpisce molto l'ultima fase, la parte di contemplazione, perché guardate, la parte di contemplazione non è una contemplazione passiva, ma si coglie tutta quell'azione che nella fase di contemplazione viene proposta, e questo credo che sia un elemento importante. Cioè in ognuna di queste fasi, perché mentre nell'ascolto subito dopo l'emergenza, nel fronteggiare l'intervento, le prime cose, c'è l'azione, nel tema della contemplazione uno potrebbe dire allora mi fermo, e invece no, è una contemplazione assolutamente attiva, è una contemplazione che fa parte del recupero di alcuni valori che devono essere messi alla base di questa comunità, perché questa è una comunità, con Sergio, con Filippo ne abbiamo parlato tante volte, piena di valori. E anche l'appello che lo stesso Sergio ha fatto poco fa è a tutela di questi valori. Quindi credo che questo sia un elemento veramente, veramente importante. Poi un'ulteriore riflessione la vorrei fare cogliendo l'occasione della presenza di Giovanni Legnini. Io, al di là dei miei rapporti pregressi con l'attuale commissario, riconosco nel commissario Legnini un punto di riferimento importante, chiaro, netto, ve lo dico, non solo su questa ricostruzione, ma con lui ragionavamo, diciamo, quando io mi occupavo come capo dipartimento di Casa Italia della ricostruzione del sisma del 2009, perché ho avuto un anno in cui ho fatto il capo della struttura di missione a Palazzo Chigi sul sisma del 2009, abbiamo parlato tanto di ricostruzione, e abbiamo parlato tanto di ricostruzione partendo da questa esperienza. Cioè noi dobbiamo immaginare le ricostruzioni che saranno, noi abbiamo questo laboratorio, che è un laboratorio vivo nel quale considerare tutte le prospettive delle comunità e tutti i limiti che anche noi abbiamo come stato, di una normativa per esempio che manca, no Sergio, sulla fase della ricostruzione. Allora io volevo cogliere l'occasione per ringraziare il commissario Legnini, perché vi assicuro non è una forma di piaggeria che non avrebbe neanche senso, ma veramente oltre a vederlo costantemente, quotidianamente impegnato, stamattina eravamo in una riunione proprio che prendeva spunto da questo territorio, come le esperienze anche drammatiche che si sono vissute e che si stanno vivendo in questo territorio possono essere come un punto di riferimento, un punto di guida per quello che saranno i prossimi, purtroppo che ci saranno, futuri drammi a quale il nostro paese sarà costretto a fare i conti. E allora utilizziamo anche gli aspetti che non sono andati bene, perché ci sono tanti aspetti che sono andati bene, non c'è dubbio, la solidarietà, i primi momenti, gli interventi, la capacità, la caparbietà col quale sono stati raggiunti degli obiettivi non scontati. Poi ci sono delle cose che sicuramente potrebbero essere migliorabili. Ecco, allora noi dobbiamo partire
dal rendere possibili quelle cose che ancora oggi non esistono qui e cercare di farne, come dire, un punto di riferimento anche per i prossimi percorsi che il nostro Paese dovrà affrontare nelle prossime emergenze. Io dico questo perché, vedete, purtroppo nella mia esperienza ne ho viste un po' di tutti i colori. Siamo tornati da poco dal Belgio, dove c'è stato un altro tipo di dramma, il rischio sismico, le alluvioni. Noi tendiamo a dimenticare. Beh, credo che il sisma del centro Italia, che è partito da questa comunità, abbia toccato le vere corde del nostro Paese. Cioè il nostro Paese è fatto di aree interne, come si chiamano, no? A me non piace, ma comunque diciamo vengono definite così. Ecco, io credo che noi dobbiamo ripartire dalla vocazione di questi territori e i ragionamenti che si fanno con il commissario e con i tanti, i sindaci, con tanti rappresentanti di queste amministrazioni, ma anche con quelle categorie produttive che sono presenti su questi territori. Noi abbiamo firmato recentemente un accordo con Coldiretti proprio ad andare a cercare di capire come vivono questi territori. Ecco, noi da questi territori dobbiamo ripartire, perché se non saremo in grado di partire dalla ricostruzione di questi territori, poi sarà inutile anche gli sforzi che faremo successivamente. Quindi queste erano le riflessioni, ovviamente ce ne sarebbero tante da portare, molte devo dire anche personali, perché qui abbiamo dedicato parte della nostra vita quando noi veniamo chiamati in una gestione emergenziale. Ecco, chi come noi è caratterizzato da una serie di eventi importanti, no? L'Aquila, l'Emilia Romagna, Veneto Lombardia, il centro Italia, sono cose che segnano anche chi interviene. Ecco, per me quel passaggio è un passaggio professionale di maturazione, di attenzione importante, ma vi assicuro anche personale. E se posso dire una cosa, nel dramma sono contento di aver vissuto un'esperienza che ha arricchito comunque, perché su questi territori veramente si esce molto arricchiti. Vi ringrazio. Fabrizio Curcio, grazie naturalmente alla Protezione Civile che è stata vicina a queste terre fin da subito. Tra l'altro grazie anche per gli stimoli, sia in negativo che in positivo, perché questi 5 anni e anche questo testo che vuole essere una sorta di memoria di quanto accaduto, questi momenti debbono essere anche un'occasione di confronto, dato che ci ritroviamo tutti qui. E allora, intervenire, dicevamo, Caritas, come non citare che siamo in un centro Caritas, tra l'altro Caritas vicina alle persone fin dai primi, posso dire, le prime ore, subito con i beni di prima necessità, man mano con tutte le esigenze psicologiche e materiali che si presentavano. Abbiamo varie persone che lavorano in Caritas, abbiamo la Caritas diocesana che si nasconde, però io credo che Don Fabrizio, direttore di Caritas diocesana, qui fin dai primi momenti debba dire qualcosa per poi passare la parola a Caritas italiana, rappresentata da Monsignor Soddu. Io credo che sia lungo dire qui, Don Fabrizio, grazie, tutto ciò che Caritas ha fatto in questi 5 anni. Forse riesce a fare una sintesi, oppure... Sì, dice sicuramente molto di quello che la Caritas ha fatto qui a Rieti Grazie, soprattutto al contributo di tutta la Chiesa italiana, ma anche al contributo del Papa. Insomma, c'è stato un grande movimento di solidarietà intorno a questo evento straordinario come il terremoto. Volevo solo dire che tante volte noi siamo abituati a pensare: ringraziamo la Chiesa per quello che ha fatto. Io vorrei fare l'operazione contraria, cioè ringraziare la Matrice per quello che ha fatto per la Chiesa. Voglio dire, almeno per quanto mi riguarda, Matrice è stato un grande campo di maturazione umana e anche di fede. Devo dire anche a volte messa in crisi, soprattutto nei primi momenti, da tanta sofferenza toccata con mano e tante situazioni viste con gli occhi. Per cui devo dire che questa esperienza di Amatrice è un'esperienza che ha segnato sicuramente un prima e un dopo nella mia vita, ma credo anche nella Chiesa di Rieti. E la Chiesa di Rieti credo che debba dire molto grazie a questa terra, perché le ha consentito di essere Chiesa, le ha consentito di essere la carità di Dio
in mezzo a tanta gente, per cui con tanti errori che probabilmente abbiamo fatto, ma sicuramente con tanta spinta nell'essere, almeno nel tentare di portare il Vangelo dell'amore e della carità in questa terra così segnata dalla sofferenza, dalla morte, ma soprattutto un tentativo di indicare qual è la strada della speranza per poterla poi percorrere insieme agli amatriciani. Quindi voglio dire grazie Amatrice per quello che ha dato alla Chiesa di Rieti e anche alla Chiesa italiana. Grazie per questo contributo, Don Fabrizio, direttore di Caritas diocesana. Come spesso accade, la prossimità la fa ovviamente chi sta sul territorio, per poi passare la palla a seconda delle esigenze alle entità centrali. Quindi prego, Monsignor Soddu. Caritas italiana, che ha finanziato tantissime, penso alle case di comunità, perché ne vedo una qui, un centro di comunità, ma tante altre cose. Ti sono molto contento di essere qui per condividere con voi questo momento a distanza di 5 anni. 5 anni. E Caritas italiana quest'anno compie 50 anni, ma non Caritas italiana, gli uffici che stanno al 796. La Caritas che in Italia così venne ideata, venne affidata poi come strutturazione da Paolo VI alla Conferenza Episcopale Italiana e l'ha restituita alla comunità italiana. In 50 anni la Chiesa italiana, tramite Caritas italiana, in tutto il territorio del Paese ha dovuto fronteggiare situazioni analoghe a queste. Queste, ce lo siamo detti più di una volta, è stata un unicum e speriamo che non ce ne possano essere altre. Non soltanto un terremoto, ma 3 terremoti che si sono susseguiti e sono arrivati laddove le regioni accoglievano gli sfollati da Amatrice, da Accumuli, dai paesi limitrofi. Caritas, la Chiesa che in Italia si è subito, così come è stato sottolineato, resa presente in questi territori con una presenza discreta ma forte e continuata sino ad oggi. Questo è il ruolo che gli viene dato, al di là degli strumenti che possono essere condivisi come segno di partecipazione attiva da parte delle chiese sorelle. Vorrei dire tante altre cose, ma mi colpisce il titolo, andare oltre, non passare oltre, così come è nella parabola del buon samaritano, quale passarono tutti quelli lì, passarono oltre e non se ne presero cura. Invece la Chiesa è certamente va oltre, ma non senza prima fermarsi per prendersene cura. Questa cura continuerà andando oltre. Questo è l'augurio che vi faccio a nome di tutti i compagni, anzi amici, che mi accompagnano oggi di Caritas Italiana, che rendono presente la solidarietà di tutta la Chiesa che è in Italia. Grazie a voi. Abbiamo detto che ci muoviamo trasversalmente sulle persone che sono state vicino alla Chiesa nelle fasi di inizio, di intervento e anche dopo, senza mai dimenticare che gli aiuti, come ripeto, sono arrivati veramente da tutto il mondo. Era praticamente impossibile citarli tutti, ma è stato veramente una calamità che ha attirato la beneficenza di chiunque. Il sindaco, ex sindaco Pirozzi mi annuisce, quindi mi conferma, lo sappiamo tutti. Allora, il commissario Legnini ha curato un testo di prefazione, di introduzione a questo volume, che si chiama La comunità della ricostruzione. È un nome anche molto bello perché indica un plurale, non indica la persona singola. Ovviamente non posso esimermi anche dal chiederle come siamo messi. Innanzitutto buonasera a tutti, esprimo, come avete già fatto voi, ma voglio farlo con molta convinzione, sentimenti di gratitudine nei confronti del nostro Vescovo, il Monsignor Pompili, per tutto ciò che ha fatto lui, Don Savino, i religiosi di questo straordinario territorio, per tutto ciò che ha fatto durante quelle fasi drammatiche, ma anche per ciò che sta facendo adesso, e ci arriviamo, ma anche per averci donato questa pubblicazione, questo volume. E lo dico perché noi adesso siamo
tutti viviamo con internet, connessi ad internet costantemente, attingiamo notizie, dati, informazioni, ma se c'è una caratteristica di questa enorme fonte di attingimento di dati, appunto di informazioni, è quello dello speciale rapporto, diciamo, tra ciascuno di noi e lo strumento, che richiede la ricerca. La ricerca consente di mettere insieme dati, elementi, foto, documenti, e necessariamente la lettura che si dà di un fatto, di un fenomeno, di un evento è una lettura riconducibile alla qualità, quantità, selettività delle modalità di attingimento su quei dati, su quei fatti. Quando qualcuno si incarica di mettere insieme, di raccogliere, racchiudendolo in una pubblicazione, appunto scritti, fotografie, dati, elementi, compie un'opera, fa un dono, perché appunto è il carattere unificante, diciamo così, di quell'opera di compilativa, compositiva e narrativa che si afferma. Voglio dire che noi avremmo potuto attingere quelle foto, quei dati anche in altro modo, ma non ci saremmo giovati degli effetti di una pubblicazione come quella che oggi pomeriggio viene presentata, e della quale Monsignor Pombini mi parlò ormai qualche mese fa, quando mi chiese anche di scrivere quelle poche parole di prefazione che ho fatto con molto piacere, e lo ringrazio per avermi attribuito questo onore. E questa pubblicazione, questo volume, racconta ciò che voi avete vissuto, il dramma che avete vissuto, e le testimonianze che abbiamo ascoltato ne costituiscono uno spaccato, una riprova. Dietro quelle testimonianze a me non sfugge, cioè la sofferenza, la tragedia, le vite spezzate, le vite che sono diventate molto più difficili. E questo non dobbiamo dimenticarlo mai, non soltanto per dovere della memoria, si farà fra qualche settimana il momento solenne, ma perché appunto quel titolo, quell'espressione che Don Domenico ha scelto di andare oltre, non può e non deve significare dimenticare, ma deve rappresentare invece il modo per sostenere una stagione di fiducia, di speranza, di operosità, di impegno, oltre che di solidarietà. Ha molti significati quella espressione, quelle parole, e ci guidano, rappresentano un monito, perché sono il titolo è a questo volume, a ciò che è accaduto, e rappresentano un fortissimo incitamento. Anche io così ho letto questa pubblicazione, e ciascuno poi vi troverà ricordi, fatti, volti, persone, immagini che io a suo tempo guardavo da poco lontano, ma con la partecipazione di chi appunto aveva avuto la possibilità o necessità di conoscere fenomeni simili, ma in nessun luogo così concentrato da un punto di vista della distruttività, del dramma, come Amatrice e pochi altri comuni vicini. E quindi grazie per davvero. Lei mi stimolava a dire della comunità, di questa parola che, insomma, nelle mie intenzioni, per me ha un significato quella parola, che può essere utilizzata
per descrivere molte cose. Ed è un significato che mi conduce a ciò che diceva Fabrizio Curcio, che voglio ringraziare moltissimo anch'io, con gli stessi sentimenti che lui ha espresso, identici, non solo per affetto e per amicizia, ma lui è stato protagonista e più di altri di tutte le tragedie, i drammi, l'assistenza, gli interventi, le ricostruzioni che ha menzionato, che ha citato. E quindi può testimoniare, ma lo potete testimoniare voi, ciascuno di voi lo può testimoniare, avrebbe potuto testimoniarlo, oltre che Sergio Pirozzi e Palombini, che saluto, e il dottor Bufacchi, che oggi esercita una funzione così importante, anche Antonio Fontanella, che voglio ricordare con molto affetto. Quando si vive una tragedia, un dramma, e poi quando devi raccogliere le forze, ideare il riscatto, la rinascita, progettare il futuro e poi realizzare, necessariamente si determina un'autonoma e speciale vita comunitaria tra i rappresentanti delle istituzioni, della Chiesa, delle formazioni sociali, delle professioni, delle imprese e soprattutto dei cittadini. Ti senti parte di una comunità che ha un obiettivo prioritario, principale, assorbente rispetto alle altre. E questo senso comunitario è essenziale, altrimenti nessuna norma, risorse, progetti rischiano di spiegare quell'effetto, quell'efficacia. E ciò è tanto più rilevante, importante, perché appunto, voi lo sapete benissimo perché l'avete vissuto, lo vivete sulla vostra pelle, si è aggiunta l'altra emergenza, la pandemia, e si è tutto ciò, le due tragedie, i due drammi, le due emergenze si sono sommate a questo fenomeno pluridecennale dello spopolamento, dell'impoverimento di questi territori e non solo di questi territori. E quindi insomma voi capite che siete protagonisti, siete stati e siete protagonisti, e io cerco di dare il mio contributo a uno sforzo che rappresenta collettivo, comunitario appunto, che rappresenta una fase storica inedita e irripetibile. La ricostruzione di Amatrice, come degli altri centri distrutti o fortemente danneggiati dal terremoto, è carico di aspettativa di futuro. Che cosa accadrà? Come si ricostruirà? Verso quale direzione si andrà? Qual è la visione del futuro che la ricostruzione fisica materiale deve portare con sé? Non mi riferisco solo all'elemento di assoluto rilievo, che per fortuna comincia a concretizzarsi anch'esso, alla necessità di accompagnare, coniugare alla ricostruzione fisica materiale appunto misure, interventi, iniziative, progetti di sviluppo e di rinascita economico-sociale. Mi riferisco appunto a una visione, a una scelta, a scelte che bisogna fare per il futuro. Poi arrivo alla forte sollecitazione di Sergio Pirozzi, che ha a che fare con questo ragionamento che sto provando a fare, che chiudo sinteticamente. Come saranno questi luoghi nei prossimi decenni? A chi serviranno? Come vivranno? Saremo capaci di fare ciò che viene indicato come, per la prima volta dopo decenni, una possibilità, non sappiamo quando concreta, quella del cosiddetto ripopolamento di questi territori? Non forzando le persone, ma creando, perché ciascuno è libero ovviamente di vivere e lavorare dove ritiene, ma creando le condizioni perché ciò possa avvenire. Nel ricostruire, di questo bisogna tener conto, cioè la ricostruzione
post catastrofe naturali, questo dovrebbe essere, caro Fabrizio, e tu ne hai accennato, ma è stato lui, diciamo, il promotore di una riflessione che mi auguro presto sbocchi nella decisione del governo, del Parlamento, quello di una normativa quadro, di una normativa, di un codice della ricostruzione, di un dipartimento della ricostruzione, di un quadro normativo, regolatorio, funzionale, strutturale, tale per cui quando succede una tragedia non ti devi inventare cose dopo, per un anno, due, tre, non devi sperimentare le procedure che poi non funzionano e poi le devi cambiare e poi le devi ricambiare e poi. Guardate che io sono stato direttamente coinvolto prima quale legislatore, poi per un breve periodo con delega, come è noto, del governo per la ricostruzione del 2009, che poi per un tratto ha curato anche Fabrizio Curcio. Anche lì la ricostruzione cosiddetta pesante iniziò dopo 4 anni. Lì ci fu un'esperienza di successo sulla ricostruzione cosiddetta leggera, gli interventi minimi, quella che appunto consentì di far rientrare a casa moltissime persone attribuendo una risorsa forfettaria e lasciando liberi i comuni, i cittadini di intervenire. Ma la ricostruzione vera e propria iniziò dopo 4 anni. E com'è possibile che dopo 4 anni, nel nostro caso dopo quasi 5, diciamo più o meno 4, perché il processo è iniziato a decollare nei mesi scorsi, eccetera, perché questo ricominciare sempre da capo, questo dover riscrivere le procedure, sperimentarlo, formare le persone, strutturare gli uffici, produrre i progetti, fare i piani, fare i programmi, fare le scelte che ti fa perdere quel tempo con i ritmi, e non ce lo possiamo permettere più, non è più possibile. Se tu hai, dopo una tragedia come questa, una procedura condivisa, vigente, funzionante, efficace, professionalità pronte perché hanno già fatto quel lavoro, si sono formate, una struttura che interviene come fa la Protezione Civile per la sua parte, beh, insomma, quei 4 anni diventano 2, come minimo diventano 2, parti dopo un po' di tempo, dopo la fase della prima assistenza, tutte le cose che avete fatto e che il libro ci racconta con grandissimo sacrificio, che avete ben fatto, io non esito a dire, c'è un grande lavoro che è stato fatto in quei mesi, guai a noi se lo ignorassimo, e ce lo racconta il libro. Mi ha colpito, non ancora sono riuscito ad andarlo a visitare, benché più volte sollecitato, il deposito dei beni culturali, ma c'è quella raccolta meticolosa, puntuale, quella cura, quella selezione, quelle attività di conservazione dei beni culturali che dovranno tornare ad essere fruibili. Ecco, questo è uno degli auspici che io formulo e che discendono da quella esortazione sottesa al libro Andare oltre con la ricostruzione, di sicuro, e ci mancherebbe altro, andare oltre anche quelle difficoltà che ogni volta si ripetono. A proposito di ricostruzione, i dati sono noti, adesso nelle prossime settimane saranno resi saranno ulteriormente aggiornati, produrremo questo secondo rapporto prima del 24 di agosto. Credo, sindaco, che i cantieri aperti ad Amatrice oggi siano quasi 200 su tutto il territorio comunale, almeno questo ci dicono i dati, stanno accadendo delle cose importanti e mi auguro che le cose più importanti, appunto, dopo 5 anni possano partire. Mi sembra che tutte le condizioni ci siano, si stiano verificando anche a seguito degli interventi derogatori, straordinari, che sono stati per lungo tempo invocati e che adesso si sono prodotti. Quel luogo della distruzione e della morte vedrà finalmente, nel volgere di poco tempo, non fatemi impiccare ad un tempo che non dipende più da me, dipende da, ma insomma, un mese, due, si inizierà sul centro storico di Amatrice, innanzitutto realizzando il tunnel dei sottoservizi, l'opera che si poteva fare
finalmente si fa, prima di partire con gli edifici privati, munire la nuova matrice dei servizi essenziali. E poi questo pezzo di città, di paese prezioso, storico, importantissimo, che è pronto, lo dirà Don Domenico, ci sarà un momento nel quale si racconta, ma è tutto pronto, manca pochissimo per veder rinascere in una forma nuova, proiettata appunto ai prossimi 100, 200, 300 anni, partirà nel giro di poco tempo, partirà anche questo intervento, e grazie alla diocesi, a un personaggio che sta lì dietro, l'ingegner Pietrucci, che il vescovo, che tutti i collaboratori, Don Savino, insomma, c'è stato un lavoro straordinario che voi avete iniziato ormai più di 2 anni fa, credo, 2019 se non ricordo male, che finalmente sta approdando alla firma conclusiva, poi si passerà alla realizzazione, alla conclusione. E quindi, ecco, voi sarete protagonisti, voi soprattutto, di una delle ricostruzioni più impegnative, complesse, poi arriveranno le frazioni, e soprattutto i giovani potranno costruire il futuro di questa splendida terra di cui mi sono fortemente innamorato, diciamo, in virtù del lavoro ma anche di comune e comunissime radici culturali, territoriali e così via. Chiudo con la risposta doverosa all'appello, che l'esortazione che faceva Sergio Pirozzi. Lui sa che quella norma è il legislatore che deve provvedervi, io ho una funzione sollecitatoria che ho esercito frequentemente, quindi non ho difficoltà, io la condivido. Tuttavia a me sembra che il tema più rilevante è l'altro, fra le due cose si possono rintracciare una connessione, diciamo, tra questa possibilità di vendere liberamente, diciamo, ma è i rischi di infiltrazione criminale, ci sono prescindendo da quella, ci sono a prescindere. Sì, ma ripeto, non lo sottovaluto, però ci sono. E noi dobbiamo fare ogni cosa per evitare. Questa terra, questi territori delle quattro regioni non si possono permettere, dopo il terremoto, dopo il Covid, dopo i ritardi, dopo, nell'affrontare tutto ciò che deve essere affrontato, anche di mettersi in casa le organizzazioni criminali che vengono qui a speculare, a lucrare. Questo non ce lo possiamo, quindi hai fatto bene a richiamare. È adeguato la strumentazione normativa, le leggi sono adeguate? C'è stata un'attenzione, oltre a quell'aspetto che, ripeto, non sottovaluto, ma oltre a quell'aspetto lì, sì, le norme sono adeguate. Per la prima volta all'Aquila si fece una cosa del tutto analoga, adesso vi è stata un'unificazione addirittura, per la prima volta la struttura è stata istituita, una struttura tecnica di missione presso il Ministero degli Interni per curare, monitorare, facendo capo ai prefetti, tutta l'attività di prevenzione dai rischi di infiltrazione criminale. E sta funzionando. Dopodiché c'è il ruolo e la funzione insopprimibile delle forze dell'ordine, che saluto, di tutti i corpi di polizia, del gruppo Interforze, della DIA, e c'è l'attività propria della magistratura inquirente. Io voglio ricordare che all'Aquila la magistratura è intervenuto nel corso degli anni in modo molto efficace, e lì si è evitato. Sono stati dei fenomeni, dei fatti che sono accaduti, ma si è evitato. Adesso, qui, insomma, questo rischio noi lo dobbiamo tenere ben presente.
E quindi innanzitutto richiamo il senso di comunità. Le leggi efficaci sono indispensabili, l'azione delle forze dell'ordine della magistratura è indispensabile, ma è indispensabile anche una vigilanza collettiva. Io non esito a dire, se venite a conoscenza di cose dubbie, scrivete, fate alle autorità, alle istituzioni, non facciamo finta di non vedere, di non sentire. Non ce lo possiamo permettere, non ce lo possiamo permettere. Noi stiamo introducendo anche un modello, e chiudo su questo, credo innovativo a proposito di modelli per il futuro, eccetera, che è quello del controllo dei cantieri, del badge, del settimanale di cantiere, che può apparire un adempimento burocratico, ma non lo è, perché sarà attraverso questo sistema che farà capo a una piattaforma digitale che abbiamo realizzato in questi mesi e che sta per entrare in funzione, in via di sperimentazione in provincia di Macerata, saranno rilevate obbligatoriamente tutte le presenze nei cantieri. Tu puoi avere i migliori strumenti normativi, i migliori strumenti di prevenzione, cioè la certificazione antimafia, le misure interdittive, un'efficace azione delle forze dell'ordine e della magistratura, ma poi ciò che accade dentro il cantiere, chi frequenta quel cantiere, chi si insedia nelle migliaia di cantieri, oggi sono aperti circa 5.000 cantieri in tutto il cratere, fuori cratere, nelle quattro regioni, beh, quello è difficile da individuare, monitorare con costanza, e questo sistema dovrebbe consentire di affrontare questo problema, spero in modo efficace. È una cosa sperimentale, innovativa, a me fa tremare i polsi, perché insomma una banca dati con i lavoratori, i fornitori, i subappaltatori che entrano nei cantieri, insomma non è una cosa, sono milioni di dati che affluiranno su questa, decine di milioni di dati. Ecco, stiamo facendo anche questo, da sola una misura di questo tipo non ci preserva. E poi l'attività antiriciclaggio che funziona nel nostro paese, ma occorre far funzionare. Quindi io accolgo questa per la quota di mia competenza, accolgo questa sollecitazione con questo monito ringrazio ancora Don Domenico, tutta la Chiesa di Rieti, e non solo di Rieti, la Rete di Solidarietà, che questo libro ci racconta in modo così bello, efficace, e niente, grazie ancora. Grazie. Abbiamo parlato di comunità, della ricostruzione, proprio per dire che sono lavori fatti al plurale, attraverso il lavoro di tante donne, di tanti uomini. Abbiamo citato l'ufficio tecnico della diocesi di Rieti, direttore ingegner Pietro Lucci, che si è nascosto proprio mentre lo citavo. Sì, lo conosciamo. Era per dire che, ripeto, qui ci sono delle rappresentanze, ma è stato veramente un lavoro comunitario. Stessa cosa la comunità della Chiesa, naturalmente. Monsignor Pompili mi perdonerà, ma cito i frati, ovviamente Don Fabrizio, Don Luigi, lui ovviamente Sua Eccellenza è rappresentante della Chiesa di Rieti, ma sul territorio hanno agito veramente tanti religiosi e tante religiose, Don Engel che ci ha lasciati, che hanno intercettato per primi i bisogni delle persone, le hanno consolati i primi giorni e poi hanno cercato di aiutarli. Monsignor Pompili ha citato in questo libro, oltre alle sue omelie, che sono quelle un po' più significative, sono raccolte, ha scritto due testi. Il primo, in apertura, si chiama La strada percorsa, poi c'è tutto il libro, poi alla fine c'è un altro testo che si intitola La strada da percorrere. Anche la copertina è un po' come se il Papa si avviasse, in un certo senso, in realtà era in contemplazione, lo sappiamo, ma è come se avviasse insieme a noi, perché ci è stato sempre vicino fin dai primi momenti, quindi idealmente è sempre insieme a noi.
Allora, eccellenza, cosa resta da fare? Brevemente, perché siamo ormai all'epilogo, vorrei partire dalla copertina, perché questo testo è il racconto di una strada che abbiamo percorso in parte e che dobbiamo continuare a percorrere ancora a lungo, perché evidentemente non siamo ancora arrivati. Ma vorrei partire a proposito di questo racconto, perché il racconto è balsamo per l'anima, perché quando raccontiamo, non quando contiamo, ma quando raccontiamo, siamo in grado di toccare le corde più profonde del nostro animo e di medicarlo. E c'era necessità di fare questo, perché il luogo in cui ci troviamo, e che io ho voluto essere, voluto che fosse il luogo di questa presentazione, è un luogo sacro, perché in questo luogo in cui ci troviamo è partito questo racconto. In questo luogo, come sapete molti di voi, sono state collocate le salme. Quella mattina c'erano tante tende, all'inizio ancora l'atmosfera esterna era buona, poi dopo abbiamo cominciato a sentire odori maleodoranti che hanno costretto in fretta e furia a portare altrove le salme. Ma questo è un luogo sacro perché qui sono state portate le persone. E questo è il campo che ha accolto il dramma. E nessuno di noi può dimenticare quello che succedeva al Limitare, perché le persone venivano qua per il riconoscimento. Perciò questo è il luogo da cui tutto parte. E penso che sia quello da cui dobbiamo ripartire anche noi. E infatti scelgo tre foto di questo libro. La prima è questa immagine che, diciamo, è stata scattata a Torrita quando presentammo quel testo piccolo, Gocce di memoria, che tra l'altro curò proprio Sabrina. Ecco, questa immagine, che è del febbraio 2017, quindi diciamo proprio qualche mese dopo, ritrae la comunità di Amatrice e di Accumoli, perché qui ci sono molti volti anche di Accumoli, che si ritrovò insieme alla presentazione di questo testo, Gocce di memoria, che presentava i nomi e alcuni brevissimi tratti biografici di tutte le persone che sono morte. Perché il racconto si snoda a partire da questo dolore, che sia pure in modo, diciamo così, non riflesso, permane, perché questo dolore non è che sia estinto, perché non si muore solo sotto le macerie. Qui c'è tanta gente che è morta dopo. Vorrei dire che perfino il sindaco Fontanella è morto puntualmente alcuni anni dopo, ma sicuramente la sua vicenda personale è legata a questo strascico di morte che tutti abbiamo sperimentato, perché la devastazione è così profonda e radicale che non possiamo non tener conto di questo. Perciò il racconto comincia con una grande emozione che ha l'odore acre della morte e che ci ha immobilizzato tutti. E qui faccio riferimento anche a tante famiglie che vivono ancora il dramma della mancanza delle persone. Tutti noi conosciamo queste persone. Però il racconto da subito mostra che accanto a questo odore acre, qui in questa stessa terra abbiamo sperimentato anche un altro odore, quello, diciamo, dolce della compagnia, della vicinanza. E c'è il racconto di tanti testimoni. Vorrei dire che ci sono state veramente tantissime persone vicine, sono venute da fuori e sono state persone che ci hanno veramente medicato le ferite, grazie alle quali siamo riusciti a camminare, all'inizio barcollando, ma in ogni caso siamo stati aiutati da tantissimi. Io faccio riferimento, sì, ai testimoni che qui vengono evocati, Don Savino, i parroci, i frati minori e i frati cappuccini, ne sono passati a decine e a decine. Uno di questi è Padre Massimo Fusarelli, che è stato di recente eletto ministro generale di tutto l'ordine dei padri minori,
che nel mondo sono circa 17.000. Lui stesso, all'atto dell'elezione, in un'intervista a Vatican News, ha detto che l'esperienza di Amatrice e di Accumuli lo ha segnato profondamente. Lui stava a Torrita, c'è stato 8-9 mesi. E tutti sapete come sono stati importanti questi testimoni, questi frati che andavano a spalare la neve, che andavano a raccogliere le patate, che hanno vissuto insieme con la gente. Ma non sono stati solo i frati e le suore, penso a Suor Maria e a Suor Giuseppina che sono tornate, nonostante fossero rimaste sotto le macerie pure loro, e per non parlare delle nostre sorelle che sono qui presenti a Sky. Ma parlo anche di tantissimi gruppi di giovani che si sono alternati e che sono stati qui presenti. Oggi abbiamo gli amici di Potenza che sono venuti per l'occasione, ma non solo da Potenza, da tantissime città, dal nord e dal sud, sono venuti tanti ragazzi e giovani che hanno animato questo territorio. Perciò accanto alla morte subito è subentrata la vita. Ecco, questo è il primo fotogramma che volevo richiamare. Ce n'è un altro di fotogramma che vorrei richiamare, che è questo, che descrive proprio il luogo dove ci troviamo, in cui ci sono dei ragazzi che cominciano a pitturare. C'è un volontario che è diventato noto nella prima fase, si chiama Uccio, anche lui della Basilicata, che cominciò a fare questo muro e a cercare con i ragazzi di creare dei momenti, perché qua sotto a questo tendone, adesso il Greste quest'anno si fa alla scuola che è stata appunto giustamente eretta nel frattempo, qui tante cose sono avvenute. E il racconto allora è il racconto di tutta una serie di iniziative che hanno cercato di compaginare la comunità. Ci sono i racconti della RSA di Borbona, ci sono i racconti delle attività che la Promis ha iniziato a proporre. Vorrei, oggi manca il presidente che è il dottor Porfiri, ma la Promis è un'impresa sociale che è nata nelle more di questa vicenda così triste e ha dato la possibilità a delle donne e a dei giovani di stare sul posto e di lavorare, ed ha cominciato a mettere in campo tutta una serie di servizi che hanno fatto in modo che questa situazione potesse evolvere verso il meglio. Ma accanto a loro ci sono stati appunto anche tanti altri volontari che hanno animato soprattutto i ragazzi e i bambini, che come sappiamo sono stati quelli che hanno particolarmente patito questo grande dramma del terremoto. E l'ultima foto che vorrei condividere con voi è questa, che ritrae, diciamo così, il progetto dell'architetto Stefano Boeri. Perché il racconto si chiude, dopo aver descritto quelle cose a cui abbiamo fatto velocemente cenno, aprendosi già al futuro. Questa immagine dice di un progetto che, dopo un lungo percorso carsico, perché i progetti hanno tempi che vanno tenuti in considerazione, non è che oggi si decide di fare una cosa e il progetto è già pronto. Questo progetto ha richiesto almeno un paio di anni di lavoro, di uno studio di notevole portata e tutta una serie di passaggi intermedi, ma siamo in grado di dire, come evocava il nostro commissario, che a settembre, diciamo così, ormai si procederà verso la cantierizzazione di questo grande progetto, che è sicuramente, insieme col centro storico, un fatto concreto, degno di nota, perché finalmente l'immagine che ci ha accompagnati in questi anni, quella del centro storico, cioè questa, cederà il campo gradualmente a qualcosa di diverso. E perciò questa immagine del Dominozzi per me è foriera di grande emozione, perché significa che la morte è stata in qualche modo combattuta e addirittura in questo progetto io vedo in qualche modo il segno più evidente della rinascita, della risurrezione, che è quello che noi vogliamo tenacemente tutti insieme. Ecco il racconto, e finisco allora, è un racconto che ci ha coinvolto veramente tanto e io sento il dovere di dire grazie a tutti voi, perché stasera qui ci siete la gran parte di quelli che hanno reso possibile questo.
io vorrei dire grazie sicuramente alle istituzioni, perché una cosa su cui abbiamo cercato di lavorare tutti è la convergenza, al di là del fatto che poi ci stanno sempre momenti in cui ci può essere qualche momento di tensione. Qui mi ricordo con Pirozzi, quando facemmo la Via Crucis, il primo anno che facemmo il passaggio dentro il centro storico, e che sul più bello Pirozzi mi piantò in asso, perché lì si era creata una situazione col prefetto, col questore, che all'epoca erano contrari. Ci prendemmo a mali parole, però poi alla fine la cosa si fece e andammo fino in fondo. E potrei citare tanti altri esempi di situazioni in cui si crea anche un momento di inevitabile tensione, ma quello che io posso dire, ed è la ragione per cui voglio ringraziare tutti i sindaci che si sono avvicendati fino al nostro Bufacchi, è proprio il fatto che la convergenza delle istituzioni, e qui metto oltre che le forze dell'ordine in primis il commissario, l'ufficio per la ricostruzione, la Regione Lazio, ha fatto sì che le cose gradualmente sono andate avanti. Ma vorrei dire grazie anche a tanti di voi che sono qui presenti e che hanno dato un contributo formidabile a che questo racconto fosse veramente il racconto del passaggio dalla morte alla vita. E però qui permettetemi che dica una parola di gratitudine alla Caritas italiana, perché tutte le strutture, tutte, nessuna esclusa, sono state realizzate grazie a Caritas italiana, e Caritas italiana è qui presente attraverso Monsignor Soddo, attraverso Don Andrea. Ma vorrei dire grazie in modo speciale, perché tanto lo conoscete tutti, a Marcello Pietrobon, perché è stato quello che ha reso possibile tutta una serie di interventi che hanno veramente cambiato, diciamo così, il nostro territorio. E poi, ecco, sicuramente ci sarebbero tanti altri volti da ringraziare, ma insomma la cosa importante è che questo racconto, che certo nasceva anche dal desiderio di rendere trasparente l'utilizzo delle risorse, che come vedrete erano state significative, ma grazie al contributo poi delle istituzioni e della Chiesa italiana si sono addirittura moltiplicate. Il dato più interessante è che noi abbiamo ricevuto 3 milioni e mezzo di risorse dall'Italia e dall'estero, e di fatto in questo territorio sono venute, per così dire, a cadere, a ricadere in interventi di vario genere ben 17 milioni e mezzo, perché appunto questa sinergia ha prodotto tutta questa serie di realizzazioni. Ecco, io perciò mi auguro che questo libro serva a sostenere la nostra fiducia in questo tempo che ci sta davanti, e che ci aiuti soprattutto a non farci sedurre qualche volta dalla sensazione che non stiamo andando da nessuna parte, perché a me pare che in questa fase si possa legittimamente dire che negli ultimi mesi c'è stata obiettivamente una accelerazione, e c'è stato anche un tentativo di portare finalmente a destinazione lo sforzo che tutti noi abbiamo auspicato. Quindi io mi auguro che questo sia il racconto della prima parte, mentre quello della ricostruzione vera e propria possa essere in qualche modo un'altra fase del racconto che ci attende. Ringrazio Fabrizio Curcio, perché avere il capo della Protezione Civile con tutto quello che la pandemia significa è un grande onore, oltre che effettivamente un grande piacere, perché Fabrizio è stato qui mesi e mesi e ha vissuto davvero, perché il terremoto l'abbiamo appunto vissuto, ma il primo anno, cioè, non è che c'è stata rugby qui, perché il 4 ottobre abbiamo fatto la partita del cuore e pensavamo già di essere nella fase di risalita, ma poi il 30 ottobre ci siamo accorti che non era vero, e poi il 18 gennaio ci siamo proprio resi conto che non era vero per niente, e poi andando avanti ancora di più. Quindi il primo anno è stato veramente tragico, ma questo racconto, ecco, ci restituisce questa fiducia. Grazie. Grazie Sua Eccellenza. Allora ci abbiamo alla conclusione, abbiamo terminato. Qualche informazione strettamente tecnica: come dicevo all'inizio, c'è un sito parallelo al libro che si chiama andareoltre.org, che racchiude tutte le attività della Chiesa.
a largo raggio, dove i colleghi giornalisti possono anche attingere senza problemi informazioni, foto. Il libro è lì, a seguito di un'offerta libera ovviamente per scrivere nuove pagine più belle della ricostruzione e di tutto il resto, lo trovate lì. E dico due date veloci per le prossime presentazioni, che troverete sempre nel sito che vi ho detto, in tutti i canali diocesani. Il 29 luglio alle 21 saremo ad Accumoli, il 12 agosto a Borbona, il 13 a Lonessa, l'11 a Possa, il 7 a Città Reale, il 25 a Terminillo, e poi non è escluso che ne aggiungeremo magari altre. Comunque trovate tutto, ripeto, nei canali diocesani. Grazie a tutti per essere stati qui. Buonasera.